imparato al capitolo 6 di Marco. Con questo capitolo succede una cosa particolare, che Gesù delega la sua missione ai 12. Finora è sempre stato lui, no? A agire, a predicare, a curare, adesso vuole responsabilizzare i 12. Siamo a Marco, capitolo 6, versetto 7. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a 2 a 2 e dava loro potere sugli spiriti impuri, eccetera, eccetera. Micro discorso missionario. E il versetto 12 dice: ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciarono molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Cosa succede con questo versetto? Che c'è una separazione tra Gesù e il discepolo. Ora i discepoli sono fondamentali in quanto testimoni di ciò che Gesù compie. Come faccio a sapere che Gesù ha guarito il paralitico? Mo c'erano i discepoli che dicevano, erano lì, hanno visto e hanno potuto raccontare. Come faccio a sapere che Gesù ha raccontato determinate parole? I discepoli hanno ascoltato e poi hanno potuto raccontare. Ma adesso i discepoli se ne sono andati. Se io vi mando tutti fuori e spegniamo tutti gli aggeggi elettronici, io posso continuare a parlare. Chi lo sa che l'ho fatto? Io. Ma non c'è nessun testimone. Cioè Marco si rende conto che ha un problema. Mandando via i discepoli, manda via anche i testimoni di quello che Gesù dice e di quello che Gesù fa. Bisogna trovare un qualche cosa per riempire lo spazio. Fatemi un altro esempio. Spot pubblicitario, andiamo alla pubblicità. Se siamo in difficoltà con la diretta, se c'è un problema tecnico in diretta, spot e nel frattempo cerchiamo di risolvere il problema. Marco, per la nostra fortuna, fa una cosa diversa. Cioè, crea una parentesi recuperando un qualche cosa da quello che aveva dietro, no? Succede anche la mamma, dice, ma oh, bambino, non so come distrarre, vediamo nella borsa, che le mamme hanno nella borsa qualche cosa, vediamo se nella borsa c'è qualcosa per poter intrattenere il bambino. Questa roba qui, quella roba lì che cos'è? È il recupero delle sorti di Giovanni Battista. Poi di Giovanni Battista c'era occupato all'inizio del Vangelo, questo è stato il primo personaggio a entrare in scena, però poi è stato adesso ritorna in scena Giovanni Battista e si racconta come è morto Giovanni Battista. Quindi viene raccontato tutto l'episodio celebre di Giovanni che denuncia l'unione irregolare di Erode e Erodiade, la figlia che parla Erode. Decide di concedere a questa ragazza tutto quello che vuole, la madre ne approfitta perché la tesi Giovanni Battista, dove Battista viene decapitato e il cadavere è reso sepolto dai suoi discepoli. Punto. Versetto 29 si scrive così. Versetto 30. Gli apostoli si riunivano attorno a Gesù e riferivano tutto quello che avevano fatto e tutto quello che avevano insegnato. Allora, noi non ci rendiamo conto che qui c'è stata una scansione temporale. Mentre ascoltavamo rapiti la storia che ci veniva raccontata, mentre ci immaginavamo lussuriosamente questa ragazza che ballava, no? Abbiamo fatto pensieri anche poco puliti, mentre ci siamo indignati per la sorte del profeta ucciso ingiustamente, il tempo passava. Nel frattempo i discepoli sono andati, hanno fatto la missione, sono persino tornati. E lui ci o come passa il tempo, no? Con una sola storia mi ha fatto credere che sia passato tutto quel tempo, tutti quei giorni richiesti perché i discepoli potessero
illusione scelta, no? Illusione che purtroppo noi, quando spezzettiamo il Vangelo nelle domeniche, perdiamo, no? Che non ci abbiamo poco, che è il tecnico utilizzato da Marco per darci l'impressione di un tempo che passa. L'impressione, ma guardate che fingere queste cose succede in tutte le arti, le scene notturne a teatro, no? Improvvisamente cade il buio, ovviamente ci vuole un tempo, no? Per il tramonto. Ecco, quindi Marco ci illude che queste cose siano effettivamente successe in un tempo molto concentrato. Ma l'illusione è raggiunta tramite una storia intercalata, cioè posta in mezzo, in un racconto che stava parlando di altro, apparentemente. Perché in realtà, mentre fino allo studio più scientifico della narrativa dei Vangeli, avevano capito, no, che c'erano delle inserzioni che sviluppavano quel tema della cronologia, quindi riuscivano a darci quell'impressione di una storia che va avanti nel tempo, ma non erano riusciti a capire effettivamente qual era il legame che metteva insieme queste cose. Allora, ciò che abbiamo recuperato di nuovo, funziona la tecnica chiamata del panino di Marco, che in modo scherzoso utilizzano gli studiosi per indicare l'incastro di alcune scene in questo Vangelo. Questi Markham sandwiches, come li chiamano gli anglosassoni, sono appunto la combinazione di più elementi tra loro. E questa è una tecnica narrativa di nuovo propria di Marco. Stiamo un po' ricordando Marco, no? Nella sua attività, perché abbiamo detto il Vangelo probabilmente è un genere letterario imitato da Marco. Alcune tecniche narrative, per quello che sappiamo, è anche imitato Marco. Abbiamo sempre screditato Marco fino agli anni 50, dicendo che era semplicemente uno scrittacchino, un compilatore di Vignano degli altri. Adesso viene fuori che questo, dal punto di vista della creatività, era uno che vedeva lungo. Non c'è nella Bibbia, no? Questa struttura come l'ha messa da Marco, quindi non l'ha presa da lì, deve essere famiglia del suo stato. Allora, il panino di Marco funziona combinando alcuni elementi tra loro. Sono tre elementi: una prima scena, una interruzione di questa prima scena con qualche cosa di diverso e una seconda scena che riprende la prima. Quindi, notate, perché ci sia davvero uno di questi panini di Marco, bisogna che ci sia la corrispondenza tra la prima e la seconda scena, e che in mezzo ci sia una vera interazione, cioè bisogna che parli di qualcosa d'altro. Questo spiega perché, se da un lato si è d'accordo nel fatto che esista questa struttura del Vangelo di Marco,
nelle identificazioni precise di questi panini, gli studiosi, come vedete, hanno opinioni differenti. Ma ci sta, no? Perché puoi distinguere se questo è veramente un esempio di panino o no. Alcuni hanno chiare caratteristiche di questo genere, altri invece no. Allora, l'episodio che abbiamo appena citato ha le caratteristiche, una prima scena, la preparazione dei discepoli alla missione. If you were here in October, you would have been. Sono stato. La prima scena riguarda la missione, la seconda scena di nuovo riguarda la missione. I discepoli ritornano dalla missione. L'interruzione deve essere interruzione a tutti gli effetti, cioè parlare di altro. Perché il discorso di Giovanni Battista è altro rispetto alla missione. Ma è questa la trovata, ecco, quando si è veramente formata questa teoria dei panini. Lo studioso che ha voluto sistematizzare, si chiama Iwas, ha detto: bisogna che l'interruzione comunque abbia un legame di qualche genere con le altre scene. Qual è la caratteristica che è stata evidenziata nella storia di Giovanni Battista? Secondo Edwards è che serve a far pensare il lettore agli esiti che può assumere la testimonianza del Vangelo. Siamo tentati di pensare alla missione come qualcosa di glorioso, no? E poi i discepoli sono stanchi, ma molto contenti della missione. Hanno vissuto l'entusiasmo della predicazione. Ma la scena di Giovanni Battista intercalata ti ricorda che essere testimone comporta anche il rischio di essere ricattato. Dunque, pur nella sua diversità, l'interruzione in mezzo alle scene ha lo scopo di aiutare a fare chiarezza rispetto alle altre scene. Quindi, prima scherzavo dicendo che dalla borsa tirare fuori la prima cosa che si tratta. In realtà non è così. Non è proprio il primo materiale che mi è venuto in mente per dilatare e separare le due storie. Un legame c'è, anche se non sempre facile conoscerlo. In questo caso convince di un certo punto. Allora capirete da qui perché per alcuni sono panini e altri no. A seconda di quanto è convincente il legame tra la storia intermedia e le storie che la circoscrivono. Faccio un esempio veramente molto convincente, no? Nel capitolo 14 di Marco. Siamo all'interno del racconto della passione, ripeto, Marco ha ereditato la storia della passione, ma l'ha editata, cioè l'ha ricostruita secondo il suo schema. Qui abbiamo un episodio in cui troviamo due personaggi, il personaggio di Gesù e il personaggio di Pietro. Siamo al versetto 54 del capitolo 14 di Marco. Dice: Pietro aveva seguito Gesù da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fumo. Punto. Questa è una prima scena. Chi è il soggetto? Pietro. Adesso Marco fa una cosa strana. Lascia Pietro dove sta. Lo tanto lì, a caldo, no? E lì si scalda il fuoco. Lasciamo Pietro in quello spazio lì.
Spostiamo la telecamera, invece di seguire dietro, adesso la telecamera si sposta dentro il palazzo del suo concerto. Io non ricordo. I capi, i sacerdoti, tutto il sinedrio cercavano la testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma lo trovavano, eccetera, eccetera. Ci racconta tutta questa storia fino alla sua conclusione, che la condanna a Gesù, tutti sentenziarono che era di morte, e al dileggio di Gesù, che è al versetto 65. Alcuni si misero a sputargli addosso, per dargli il volto, per potergli di fare profeta. I servi lo schiaffeggiavano. Tutta questa storia costituisce un'interruzione rispetto alla vicenda di Pietro, no? Questo è il processo religioso a Gesù. Con il versetto 65 si chiude questa interruzione e riprende la narrazione di Pietro, perché dice: mentre Pietro era giù nel cortile, vedono che i giovani servi sono sacerdoti, eccetera, eccetera. Una storia che si concluderà al versetto 72. Questa è la seconda scena. Dunque, cosa avrà? Pietro descritto accanto al fuoco. Gesù processato, Pietro ripreso e questa volta processato, anche lui, no, hai ragione. Perché qui è molto chiaro che pur trattandosi di due circostanze diverse, uno un processo, l'altro una semplice interrogazione, abbiamo un parallelismo tra il comportamento di Gesù e quello di Pietro, evidenziato dal fatto che il versetto 62, di fronte alla domanda se tu il Cristo, figlio di Dio benedetto, figlio benedetto, Gesù rispose: io sono. Pietro, invece, di fronte alle domande simili, dice invece di non essere. Non sono, non capisco che cosa dici. Non conosco questo uomo. Quindi, tu hai un parallelo tra la risposta chiara di Gesù, che ammette, e quella ambigua di Pietro, che non ammette. Qui abbiamo un parallelismo che evidenzia il comportamento deficitario di Pietro. Guardate, noi non avevamo bisogno di avere un confronto così serrato tra Gesù e Pietro, anche se avessimo avuto soltanto la narrazione di Pietro, tutto in seguito, e Marco ci avesse detto che Gesù dentro veniva processato per essere il Cristo, il nostro giudizio su Pietro sarebbe stato comunque negativo, no? Avremmo detto comunque negativo, beh, Pietro ha sbagliato, ha fatto una cosa sbagliata. Ma mettere così in parallelo evidenzia ulteriormente che qua sei proprio un bel disgraziato. Gesù ha avuto il coraggio di proclamarsi il Cristo con la certezza che questo avrebbe comportato la sua morte davanti alle autorità religiose. E tu, Pietro, non hai avuto il coraggio di ammettere che i suoi non davanti a un tribunale, ma davanti a una servetta. Quindi il paragone è impietoso. Marco però lo ha strutturato in questa maniera per aiutare a calcare la mano e dire: guarda che bel disgraziato che è dietro. Tant'è che alla fine scopre il pianto, no? Lo stesso Pietro si rende conto della realtà di quello che ha detto. Ma incastrare queste storie è servito da un lato ad aumentare l'approvazione verso Gesù, dall'altro ad aumentare la disapprovazione verso Pietro. Quindi è l'insieme di queste due storie che diventa efficace, capite? Sono storie che anche singolarmente avrebbero un valore, ma questa combinazione tra di loro è ancora più significativa. L'effetto che raggiunge è un effetto amplificato. Oserei dire che qui
non c'era bisogno di dare la grazia a Dio, perché era evidente. Ma come dicevo, un bravo narratore non si preoccupa soltanto di veicolare dei contenuti, vuole anche che la sua narrazione sia efficace, di impatto. Si preoccupa di come verrà recepita questa storia. Quindi lo scopo di un incastro di questo genere è suscitare un pathos aumentato. Sapete che l'uso del pathos è qualcosa che non è sempre latino. Questo fa parte della retorica antica. Quindi pensare a come gestire la risposta emotiva dell'uditorio era una preoccupazione che era in cima ai pensieri di un bravo oratore e quindi di chiunque volesse ottenere successo con quello che raccontava. Anche un evangelista non conta che emozioni susciterà questo brano nel mio pubblico. Oserei dire che questa deve essere una preoccupazione anche nostra come predicatori, come idee. Non si tratta soltanto di trasmettere delle cose giuste, delle verità di fede, che già molto, non dire asinate dal pubblico. Però c'è anche la questione dell'interazione. Come queste cose colpiranno la gente? Perché non vuol dire che dobbiamo essere quelli che fanno tornare la casa, gente a casa, che si vede, fa piangere il malame durante l'omelia, o farli ridere, che è anche un'altra cosa. Si tratta di creare proprio l'empatia sul messaggio. E l'evangelista, da questo punto di vista, è efficace anche per questo, cioè perché riesce a coinvolgerci in quello che sta comunicando. Raccontare la storia in questa maniera tocca la pancia dell'uditorio, come del resto faceva Gesù, no? Con i suoi. Lo sappiamo perché quando racconta le parole non fa la stessa cosa. Pensate alla parabola di Marco 12, quella dei vignaioli vicini. La gente si arrabbia per questi vignaioli, ma che gente! In galera, in galera della chiave, questo bisognerebbe fare. E Gesù dice, bene, però chi siete voi? Allora, capite che l'efficacia di coinvolgere nella narrazione è l'abilità, no, del bravo narratore. Quindi qualche volta lo scopo si può dire che sia fondamentalmente quello di suscitare appunto un'amplificazione della reazione emotiva. Qualche volta forse si va anche oltre questo, si riesce anche a trasmettere un messaggio forse più teologico, anche se la questione di battuta. Faccio riferimento ad un caso conosciutissimo di storia ad incastro, ed è la storia che Marco ci racconta di Gesù che opera una doppia guarigione. La figlia di Giacomo è la donna con delle perdite di sangue, no? La famosa emorroidis. Siamo al capitolo 5 di Marco, versetto 21, ci dice che Gesù, essendo passato di nuovo in barca da Tariva, gli si radunò attorno a molta folla, gli stava a volare, e venne uno dei capi della sinagoga di nome Giacomo, il quale, come lo vide, gli si gettò i piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni con le mani perché si salvate e viva. Andò con lui, molta folla seguiva e si stringeva intorno. Punto. Versetto 24 si chiude quella che potremmo definire la prima scena. Adesso però cerchiamo di vedere se l'intermezzo ha una funzione di questo genere. Perché dice che una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, ha sofferto per avere molti medici, spendendo tutti i suoi eredi senza comandare, senza piuttosto peggiorato, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Sappiamo che si conclude nel versetto 34, quando Gesù dice a questa donna, figlia, la tua fede è salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Punto e fine dell'interazione.
Versetto 35, di nuovo abbiamo l'uso sapiente di Marco del tempo. L'abbiamo visto al capitolo 6, adesso lo vediamo anche qui a 5. Marco sembra farci dire questa roba qui, che Gesù, frenato dall'episodio dell'emorroista, ha tardato e non è riuscito ad arrivare in tempo. Un po' come se la mente la gente dice: ho chiamato l'ambulanza, è arrivato dopo un'ora. E io la stiamo lavorando traffico. Sembra un incidente, no? Il ritardo di Gesù, che in questa narrazione crea quella suspense di dire: ma arriverà il tempo, e c'è la cosa, perché qualcuno quei Jairo, però maestro, non si può fare un po' in fretta, perché ci sarebbe mia figlia che sta morendo, no? Che è giovane, no? Quindi, insomma, tra questa donna e la Svizzera, ha detto che l'altro è giovane, pure prima si pone giovane, poi si mai anche gli anziani. E la priorità doveva dare il codice rosso, era l'altra, l'urgenza. Questa qui, di 12 anni, che sta così, se anche aspetta mezzogiorno di più, non che sia l'intercorso, no? E Gesù sembra fare un torto, perché per dare retta a questa qui, arriva in ritardo, ormai è finita la fare, è morta. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga veniva a dire: tua figlia è morta, perché gli studia ancora il maestro? E qui c'è la chiave, secondo me. A Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E qui devo dire che siamo un po' distratti da questa richiesta che Gesù fa a Giaire, no? Perché dice: basta che tu abbia fede, così la intendiamo. Mentre probabilmente alla lettera questo imperativo vuol dire: continua ad avere fede. Scusate, qui c'è proprio quelle sottigliezze che secondo me contano, no? Nelle traduzioni a volte perdono delle sfumature che possono diventare essenziali. Abbi fede è una cosa che vale sempre. Abbi fede, abbi fede. Continua ad avere fede, aggiunge una sfumatura mortale. Abbi fede nonostante qualche cosa che è andato di traverso. E io credo che il messaggio di Gesù sia proprio questo. Sta dicendo a Giaio: continua ad avere fede, ma quel continuare è diverso rispetto a come aveva fede prima. Perché se non c'è questa distinzione, allora non c'è neppure un panino di mare. Vabbè, la storia che voi sapete come va a finire. Potreste anche quello che ha detto con la prima scena, che continua. Cioè, aveva fede nella prima scena, quando si è rivolto a Gesù, sì, c'è un'interruzione, poi esatto, continua. Continua, però cosa vuol dire? E questa è la vera distinzione. Cioè, la vera problematica è questa, cioè il fatto che la fede iniziale di Giaio è una cosa, la fede di cui si parla adesso è un'altra. Perché possiamo fare questa distinzione? Perché nell'episodio dell'emorroista è successa la stessa cosa. Una fede iniziale di quella donna è una fede finale. Sappiamo, no, che parte da un'idea superstiziosa: se riuscirò a toccare, guarirò. Ma Gesù non la lascia andare via così. Le chiede di venire allo scoperto e di riconoscere pubblicamente che ha avuto un miracolo lui. Quindi, la donna è partita da una fede primitiva ed è arrivata ad una fede matura, consapevole. Ma anche Giaio! Giaio, quando va da Gesù, un uomo disperato, le ha provate tutte, la figlia sta morendo, e fa: proviamo anche questo. Quindi
La fede di Giacomo all'inizio è una fede, certo, perché altrimenti non sarebbe andato da Gesù, perché se uno mi chiede, ma te era la fede? Certo che era la fede. Come l'aveva i portatori che gli hanno portato il paralitico, come l'avevano quelli che gli hanno condotto il sottomuto, eccetera. Una fede sufficiente per ricevere un miracolo. Ma Gesù mi chiede di fare un passo oltre. Come la donna è stata chiesta di fare un passo oltre. Allora io credo che anche in questo caso abbiamo un panino di mano. Perché? Le due vicende, un conto è Giacomo e la figlia, un conto è la storia del Morris. Però c'è un legame tra queste due storie. Alla luce di quello che ha visto Giacomo nella vicenda del Morris, anche lui deve fare un passo in più nella fede. Quindi credo che in questo caso il panino di mano serva a evidenziare questo aspetto teologico. Bisogna fare un passo avanti nella fede. Bisogna passare dalla fede sempliciotta, superficiale, che non è male, è già qualcosa. Ma si può andare oltre. E tutti e due i personaggi riescono a ottenere questo. Questa cosa a un limite l'abbiamo vista noi moderni, ma sembrerebbe che non l'hanno vista gli antichi, perché Matteo e Luca non hanno seguito questa scrittura. Questo è un argomento forte, contro quello che stiamo vedendo, per cui vi posso chiedere, ma non è overreading? Non stiamo volendo leggere troppo questa storia, perché Matteo non l'ha visto. E perché non l'ha visto? Perché Matteo ha stravolto la storia. Voi sapete che in Matteo il ritardo non cambia nulla. Leggete la storia di Matteo, cosa dice? Mia figlia è morta! Lì non c'è più la suspense, il manco, il ritardo, eccetera. Matteo ha riscritto completamente la storia. Col fatto che la fanciulla è già morta, il fatto che Giacomo va da Gesù a chiedere qualcosa per la figlia morta ha già una fede enorme. Non c'è una crescita della fede. Allora vedete che sembrano simili le storie dei Vangeli, ma sono completamente diverse. In Marco avete tutta questa tensione, questo dover passare da una fede iniziale, embrionale, a una fede matura. In Matteo, fede in Gesù che può risuscitare i morti. Chiaramente è una lettura che abbiamo visto la volta scorsa, ricordate già nella guarigione della sua storia dietro. Il Gesù di Matteo è un Gesù più elevato. Anche la concezione che hanno di lui gli altri è uno che non ha bisogno di parlare di altri, lo fa da solo. Non c'è niente che lo spaventi, può anche risuscitare un morto. In Marco no. In Marco sembra che Gesù sia alle prese con una situazione veramente drammatica, ma che si è creata con l'andare del tempo, non era morto da subito. Quindi queste storie, nella loro drammaticità, cioè proprio nella loro comprensione di uno sviluppo della trama, possono parlare in modo diverso, no? Quindi raccontare gli stessi eventi nella versione di Marco, raccontare la versione di Matteo, sono due storie di fatto differenti. Sentite,